sia oggi un borgo, ma nasce come una città di fondazione. Le città di fondazione sono un'invenzione del periodo fascista che intendeva in alcune aree italiane colonizzare e sfruttare, soprattutto per fini legati alla produzione agricola, degli ambiti geografici fino a quel momento appunto sottoutilizzati. Qui siamo all'origine della fondazione della città di Fertile. In questo luogo è stata posta la prima pietra del primo edificio che ha rappresentato l'origine di questa città, e cioè la scuola elementare. La scuola progettata da Arturo Miraglia è uno dei rari esempi di architettura razionalista, di ispirazione, si usa dire futurista, ma in realtà ha una serie di elementi dinamici che tendono a far diventare questa architettura simile ad alcuni esempi che troviamo ad esempio nella cultura moderna olandese, ma anche in altri casi degli anni 30 che si sono sviluppati in Sardegna in parte, ma soprattutto in Italia. Ma c'è anche un interessante confronto tra le architetture del diverso periodo, cioè quello del periodo fondativo progettato da Miraglia, architetture chiamiamole futuriste, di ispirazione più moderna e razionale, e invece quella che sarà la costruzione della città successiva al progetto di Petrucci, Tufaroli, Pallini e Silenzi del 1938, dove alle nostre spalle appunto vediamo uno dei manufatti, degli edifici più importanti, cioè la chiesa. E come vedete l'architettura cambia completamente stile, cambia riferimento, siamo di fronte a un'interpretazione dell'architettura classica, un'interpretazione moderna dell'architettura classica, con i materiali del luogo, la trachite appunto che viene utilizzata per tutta la città, come si usava in tempo di autarchia, cioè usare i materiali locali, ma anche all'interno di questo edificio sono presenti una serie di interessanti soluzioni architettoniche e decorative. Si usano i marmi della allora cava di marmo molto molto bello di Montedoglia, e poi è presente un grande mosaico disegnato dall'artista Giuseppe Biasi. Quindi una serie di elementi davvero che fanno di questo edificio uno dei più interessanti esempi di architettura religiosa moderna che abbiamo visto.